amici con gli Antonioli di Tullio Di Marzio, il presidente qui a San Siro, c'è tutto esaurito per una partita che ci darà molto riguardo al futuro di entrambe le squadre. Della Cruz ha previsto che non ci sarà Orecchio al suo posto Kaniskadovic, dall'altra parte è tutto uguale, tutto originale, e quindi si fida molto del suo trio d'attacco con gli Antonioli. Moce 8 punti, Freedom 7, ovviamente entrambe le squadre hanno bisogno di vincere e vincere e vincere. Qui Steven Crivin e poi qui pallina e rapato il cazzo ciuffo, e si può cominciare una partita insomma delicata, non soltanto per il carattere di entrambe le squadre, il carattere forte, ma soprattutto per la posizione classifica. Chi l'avrebbe mai detto che il Freedom fosse penultimo, sarebbe stato penultimo dopo 11 partite. Questa è la 11ª partita, 10 punti, in 10 partite ha fatto 7 punti, pensate un po', ha fatto 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Pensate un po' che squadra, molto strana quella del Freedom, era partito dalla strada grande nelle sfide amichevoli, invece si è ritrovato adesso a perdere un po' la qualità secondo me dei suoi giocatori. Momori gira per Kaniskadovic, attenzione a Kaniskadovic, Tullerano, grande difesa la sua. Ripetiamo, dopo questa partita avremo la partita che tutti tengono l'occhio per un anno contro Gnofka. Gnofka al momento hanno 13 punti, un po' come era prima di questa giornata il Wolf e i White Angels, che sono saliti a 16, quindi Gnofka vorranno raggiungere i loro ex avversari a 16 punti. Ciabatta e cross, ribatto, anzi Priceless era allontano. Il Freedom ovviamente farà molto affidamento sul Priceless, potrei che ti scatta sempre, attenzione qui Ciabatta fermato all'ultimo, allora allontana la difesa con qualche difficoltà, la difesa di Mucci già sta suda, gira per pallina che è molto libero, pallina qui viene fermato ultimamente, va a vincere il palo su Priceless, pallina sempre lui, l'italiano arrabbiato, gira con il destro sul fondo, nessun problema per la Steam Creating, tiro impreciso e molto lento quello del brasiliano, che però ci ha provato subito a mettere le cose in chiaro. Ovviamente il trio dei Monci fa molto paura, perché insomma sono tre giocatori che non si arrendono mai. Possiamo dire che questa è una squadra che commette molti falli, possiamo dire che questa è una squadra che ci sta antipatica, ma non che non sono bravi. Andova Ciufolo, pallina, gira benissimo per Klidax che scatta come sempre alla perfezione dello svedese. Klidax in cross, ramato anticipato, incazzato, giunge in pallo, ritorna giù, ancora incazzato, cioè il servo, veramente giocatore di grandissime caratteristiche. Scusate, il croato, quindi servo, 27 anni, pagato addirittura 16.000, 2.500 punti, uno dei punteggi, diciamo, dei costi più alti, dei prezzi più alti per un giocatore. Quindi addirittura, pensate un po', Ciabatta sta pagando soltanto 7.550, il bomber di questa squadra. Priceless invece 5.350, pensare un po', pallaccio qui tanto di pallina che penso si vada a beccare dall'arbitro Fossa il cartellino giallo per il nigeriano, anzi scusate, il sudafricano. Se lui ci prova il Freedom, prova all'alta, nessun problema per Plastica. Ovviamente il pareggio non fa bene a nessuna delle due squadre, perché molti andrebbero a 9 punti e il Freedom a 8 pare, starebbero sempre lì e attesa ovviamente la partita anche del Crack Kingdom, ma importantissima, il nostro ovviamente una delle partite più importanti di questa undicesima giornata contro Dragon Stars in posticipo. Dragon Stars ovviamente vorranno perdere contro gli ultimi, quindi insomma, qui non sarà molto difficile vincere anche quella partita, vincere quella partita. Taci 2, intervento rischioso, ma sul pallone, partenza torna qui, incassato ci torna benissimo, difensivamente è migliorato molto, offensivamente non molto, diciamo la verità. Incassato c'è, grande palla per Kaniskadovic, non c'è fallo qui, e qui sono le fosse a prendere un granchio, perché c'era un netto fallo. I giocatori di Mucci che entrano sempre molto duramente sul pallone, anche sulla gamba dell'avversario. Arrabbiato, gira per Klidax, cross in mezzo per pallina, anticipato, poi il Ciufolo fermato, incazzato, c'è sempre lì a
aiutare Andranovic, che da solo non può fare molto perché oltre ai tre attaccanti ci sono anche molti inserimenti, ad esempio di Anduali, Ciufolo, quindi questo non fa di certo bene al ruolo di regista di Andranovic. Poi c'è anche un altro giro che però non copre molto, diciamo, la pallina va sul fondo del sudafricano, il cross in mezzo, ora però non ci arriva, c'è il calcio d'angolo per Mucci e gioca comunque molto bene. Andò a attenzione al suo sinistro, tutto in mezzo, pallina anticipato, c'è Sassuolo del destro, va là, fuorissima, fuori, niente, nessun problema per Steven Credina, esperto portiere su statunitense. Per lui non c'è stato alcun problema in questo inizio di gara, in questo primo tempo fino al 37esimo adesso. E quindi il Freedom sta illuminando, però diciamo, per Mucci ci provano, però se qui lancio già Sassuda, copre molto bene, molto bravo in questa circostanza, già Sassuda un altro che corre molto, se ne fa di metri durante tutte le partite. Eccolo qui, infatti va a recuperare un altro ottimo pallone. A differenza di Cazzato che c'è con Giassassuda, che Giassassuda va a recuperare il pallone e poi scatta in avanti, Cazzato che resta molto fermo, Canescato che gira Andranovic, eccolo qua un po' più alto in Cazzatovic, adesso Andranovic, attenzione, Canescatovic è anticipato, Orecchio è ovviamente un giocatore che fa molto più movimento di Canescatovic, attenzione, lancio pazzesco di Carigola per pallina in mezzo, niente da fare, ottima chiusura qui dei due difensori del Freedom, che però devono stare molto molto attenti, attenzione dall'altra parte Andranovic, anzi era incazzato, diceva a coprire molto bene, poi Andranovic ci porta un po' spasso il pallone, ma Muri poi incazzato, diceva qui ciabatta, è da solo però ciabatta, sbaglia totalmente quel passaggio ridicolo, quel passaggio di ciabatta che non sta giocando bene, vedremo se ci saranno dei cambi nelle file del Freedom. 0-0 finisce il primo tempo tra Freedom e Mucci.